Andiamo avanti. Allora, la prima domanda che ti faccio è questa: perché Principe? Me lo sono sempre chiesto. Principe perché in quel momento a Roma c'era Falcao, che era il divino. Allora io avevo delle movenze molto eleganti in campo e mi è stato dato questo soprannome da Chierico. Da Toto Chierico, che abbiamo avuto con noi. Sì. Senti, ma stavamo parlando, citando Italia 90, tu hai portato il pupazzone di Italia 90. Ciao, si chiamava. Sì. Hanno fatto pure un sondaggio per stabilire, ricordate, il nome del pupazzo. Sì. Potevi votare, è stato scelto Ciao. Parlaci un po' di quei famigerati mondiali del 90. Che volete sapere? No, com'era il clima, l'ambiente? Cioè, noi pensavamo di vincere, cioè almeno noi spettatori. Anche noi pensavamo di vincere, purtroppo... Purtroppo non è andata bene e comunque sono stati molti aneddoti importanti, belli, simpatici che sono avvenuti partendo già da Coverciano, insomma abbiamo passato delle giornate incredibili. Però prima di cominciare, prima di ritornare a parlare di nazionale, sì. Io vorrei regalare una piccola chicca d'archivio, come tante ne abbiamo viste nel nostro programma durante queste puntate, di Giannini giovanissimo in un'intervista. Probabilmente tu non te la ricorderai, la vediamo insieme. Pensate, e poi la commentiamo. Aveva solo 6 anni, guardiamo. Sì. Giocava con lui. C'è il gol. Un pezzo di bravura del regista della nazionale. Oh! Questo che era col Verona, che cos'era, no? Sei un ragazzo però che parla come un uomo, cioè sei già troppo maturo, non sei da titolo a 9 colonne, come mai? Ma ecco, forse appunto per questo, sei un ragazzo che non lascia, diciamo così, qualcosa diciamo alla carta ai giornalisti, perché sono normale, sono un ragazzo tranquillo, uno che appena finisce di giocare a calcio indossa i jeans e... È diciamo una persona, è un ragazzo come tanti altri. Allora, intanto voglio fare un complimento. Prima di sapere quanti anni avevi lì? 18. Ti posso dire una cosa? Non sei cambiato molto. Ti mantieni veramente. Grazie, veramente sei un amico. Spadetta, abbiamo parlato di Roma, ma c'è anche da parlare dell'esperienza nazionale di Giannini. Tu c'hai qualcosa da raccontarci? 47 presenze e 5 reti per Giannini in nazionale. Accidenti, so cifre. Beh, comunque io cifre. Direi. So cifre, c'è solo questo. Cioè, hai letto la riga del copione che dovevi leggere e quindi basta, non dici nient'altro. Non vorresti... Ma è sempre così serio? Lui viene dagli anni 80, lui è congelato negli anni 80, quindi come tutti gli inviati, 90° minuto, eccolo qua. Non solo, lui è impalato lì, è sotto, è nudo. Quindi lui non si può muovere, poverino. Senti, non può fare gesti in comunque, basta Spadetta, basta cifre. Principe, vediamoci un po' di Notti Magiche. Vediamo il primo filmato relativo all'Italia ai mondiali del 90. E questa è Italia-Austria. Totò Schillaci. Questo era con l'Austria. Con l'Austria. Io dovrei qui dire un po' di parolacce, ma è meglio evitare, dai. Perché? Perché sì, questa è stata... La prima sculata di Totò Schillaci, dai. Questa è la seconda. Tanto sul tiro tuo. Sì, io ogni volta che andavamo a esultare lo dicevo, glielo ricordavo. Ma che gli dicevi? C'hai troppo culo. Questo è bello però. Questo è proprio il baggio. È andato. Questa è... Questo è stato un gran gol. Senti. Questo è un grandissimo gol. Una grandissima partita. Contro la Cecoslovacchia questo. Sì. E poi c'è Schillaci! Mamma mia! Oh! Italia-Uruguay, ragazzi, qui ero in curva io! Lui non crede ai suoi occhi, questa è la cosa bella! Ragazzi, questo non crede, giocava in Serie B l'anno prima! Adesso mi avete chiamato qui, parliamo di Schillaci, ma comunque lui dormiva 2 ore a notte, fumava 70 sigarette al giorno. Perché era nervoso? Aldo Serena, la curva si scatena, dicevano i tifosi, e qui segnò il giorno del suo compleanno contro l'Uruguay, mi sembra. Donadoni. Questa è un'altra Era sempre lì, una cosa incredibile. Era sempre lì. Ci sono quei momenti dove ti riesce tutto. Lui tirava da metà campo e faceva gol. Schillaci. Però. Quindi no, mi interessava questa cosa di Schillaci. Dormiva 2 ore a notte, fumava 70 sigarette al giorno, eppure gli girava tutto bene. Sì, lui veniva sempre in camera nostra. Io ero un carnevale, io Andrea. E quindi lui... C'era un corridoio a Coverciano di 30 metri. Allora lì veniva in camera nostra fino alle 2-3 di notte. Poi dopo
riusciva, ciabatte, pigiama, con la sigaretta accesa, così per corridoio, sembrava un pazzo scatenato. E io e Andrea si affacciavamo per vedere la camminata. Lui camminava così con questa testa fumata. Ma lì poi Schillaci in realtà giocava perché Viali non stava in un grosso momento di forma. Sì, appunto ho detto che prima è stato, chiaramente è stato fortunato all'inizio perché partì Carnevale e Viali, sì, la formazione, poi dopo. Poi ci fu il Andrea, di Carnevale, sì, Andrea ebbe un problema. Viali era a livello fisico, non stava abbastanza bene, è entrato Schillaci e non è uscito più. E non è più uscito. Senti, però tra tutti questi gol non ne abbiamo fatto vedere uno, non so se ci hai fatto caso. Ma è meno importante. Però. E invece ce l'abbiamo, è un Italia-Stati Uniti e vorremmo farlo e lo vediamo vedere insieme. Ed è il gol di Giuseppe ai mondiali. Bello fare gol ai mondiali, eh. Eccolo qui, se ne va. Ole! Lo rivediamo. Questa è una bella finta di Viali? Sì. Quello è un velo di Viali? Sì. Velo di Viali. Eppure è un bel gol questo. Cioè, assolutamente bello. Com'è, senti, fare gol ai mondiali? Beh, eccezionale, bello, bellissimo, perché poi io giocavo in casa, insomma, a Roma, ogni sera era, ogni volta che partivamo da Marino era un fiume di gente che ci aspettava per strada, incredibile, una sensazione bellissima. E dopo aver fatto gol è stata un'emozione grandissima, ancora ad oggi, insomma, quando la vedo, la rivedo, è bello, bellissimo. Senti, invece di Baggio, un altro, sì, fenomeno, che ci dici? Che tipo è Baggio? Che tipo? Baggio non parlava mai, parlava poco. Bravo. Cioè, eravate nella nazionale dei marchi. C'è una parola per tutti. Quello che dormiva 2 ore a notte. No, vabbè. Baggio, ma... che parlava... No, Ci stai descrivendo il reparto di psichiatria? No, stesso Baresi non parlava mai, insomma. Baresi sta di turno. Parliamo di gente che è stata grande proprio per questo, perché soprattutto fuori dal campo non ha mai, insomma, creato grandissimi problemi. Invece in campo, più campioni. Più simpatici Schillaci, quando riusciva, insomma, a smettere di fumare, quando prendeva una pausa, sì, da una sigaretta. Viali, Schillaci, Viali, Zenga, insomma, Mancini. Ma da ritiro di Marino, tra una partita e l'altra, uscivate la sera, a parte il vino lì dei Castelli, ma qualcosa si faceva, qualche seratina, c'era qualcuno che faceva seratina? Movimento? No. Lì eravate braccati. No. C'erano, che scherzi, zero. C'erano più poliziotti che... Quindi non uscivate da là? Che tifosi. No, c'erano più giornalisti. Eravamo blindati. Blindati. Sì. Comunque, alla fine siete arrivati a quella semifinale. Perché mi hai fatto questa domanda? No, ti ho fatto questa domanda perché sono curioso. Siccome io ho giocato tanto a rugby, ho seguito anche la nazionale, quando finisce una partita la nazionale, la sera ci sono sempre feste, succede un po' di tutto. Tutti a zoccole, diciamolo, no? Questo è. Può anche avvenire. Allora, in particolare, in un mondo come il vostro, in cui se comunque girate per strada, vi fermano per strada, immaginate magari qualche festicciola, no, qualche evento strano, un aneddoto. Poi, no, siccome non escono sempre, mai, questi ci ho provato, capito? Eravamo sempre controllati, seguiti, e poi c'era in particolare che Rocca, noi avevamo Rocca come... Francesco. Sì, come collaboratore, e lui usciva molto presto la mattina, quindi non potevi rientrare. Certo, t'avrei pizzicato. Quindi subito. Non uscivi proprio, non cercavi neanche di uscire perché sapevi che poi Rocca alle 5 era sulla bicicletta. Che ansia. Sulle strade di Marino, allora. Che ansia. Quindi c'era tensione, comunque l'adrenalina non vi mollava mai. Sì, sì. Beh, ma sono competizioni importanti, competizioni dove ti giochi veramente una carriera, perché poi guarda Schillaci, insomma, capocannoniere... Infatti ha fatto un carrierone, famoso, no? Per è finito anni. In Giappone poi, Schillaci. No, però adesso dove va è comunque riconosciuto. Sì, assolutamente. Stesso Paolo Rossi, insomma. Sì. Poi ha fatto pure l'Isola dei Famosi, mi sembra, Schillaci. Schillaci, sì, adesso spaccia il trionfale. Senti, comunque arrivaste alla grande, alla semifinale, con un grande entusiasmo e soprattutto senza aver preso gol. E ci credevate? Certo. Arrivati alla semifinale eravate carichissimi. Ma ancora adesso, ma che è finito il mondiale. E invece il solito Maradona ha rotto le scatole. No, ma soprattutto quando avete scoperto di giocare. No, vabbè, Maradona lì è stato Zinga, dai. Anche... Oh, c'è una parola per tutti, Giannini. Io non ho detto niente. Io non ho detto niente. E allora, visto che ci ha anticipato, andiamo a vedere la semifinale a Napoli con l'Argentina. E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli Giannini, un grande, fa il sombrero, Vialli tiro da pin, Schillaci! Schillaci che sta sempre là! Guarda, noi qua andiamo a esultare, io qua gli dico una frase, che poi lui ha fatto gol, con la gamba che non ha calciato. Attenzione, attenzione, è vero, al cross di Maradona, questa... Zenga, Zenga!
Canigia maledetto. Io questa azione non la posso vedere. Quel tossico di Canigia ha pareggiato, guardate. Guarda, guarda che cosa c'aveva in corpo quest'uomo, tutto. LSD, coca, eroina, tutto. Prete. E spiora Zenga, ma non riesce a trattenere. Sì, brivido, ma è andata dentro. Gol, 2-2. Gol. Tre tiri e tre gol. E gol ancora. 3-3. Doradoni. È in gioco, pensate, una finale. Io qui non riesco a dire nulla. Pure ha tirato qua a rigore, non mi ricordo. Chi l'ha tirato? Uscito. Eccoli. Donadoni, Donadoni, Serena. E gli altri chi erano? Donadoni. Donadoni che si dispera con la faccia storta alla Totò. Così. Maradona che esulta davanti al suo Serena. Pubblico. E Aldo Serena che ci manda a casa. Guardate che tristezza. Aldo Serena. Sta pippa di quei cocè che esulta. Io non lo posso vedere. No, sono cose che non è bello rivedere, ma è la fine degli anni Ottanta. Scusa, io ti voglio togliere così. Ma Zenga, tu negli spogliatoi a Zenga gli avete fatto quello che tutti gli italiani avrebbero voluto fare? No, lo dici? Beh, spogliatoi è stata... c'erano più lacrime che... raccontaci, cioè com'è andata? No, vabbè, non parlava nessuno, eravamo increduli, in crisi. Sotto shock. Sì. Poi non solo, abbiamo anche adesso una cosa da farti vedere che è un po' indisponente, un RVM di Maradona che insulta il pubblico. Ma prima io vorrei chiedere a Spadetta qualcosa su questo episodio, perché è importante fare una premessa prima di vedere queste immagini, vero Spadetta? Sono immagini relative alla finale giocata l'8 luglio 1990 a Roma. Germania-Argentina, vinse la Germania grazie a un rigore inventato dall'arbitro Codesalle. In quell'occasione Maradona bisticciò, litigò con il pubblico romano che per la verità lo maltrattò. Appunto, possiamo come vedere si delle chiamava impegne. L'arbitro un po' de sal? Codesalle. A Codesalle, sembra un analgesico, sì. C'è da dire che il pubblico romano fischiò durante l'inno argentino e questo non sì, è lì e lui si innervosì, no? In quell'occasione io credo che ha leggermente penso offeso sì. Il pubblico leggermente. Dell'Olimpia. Però è anche come... giustificabile, dai. Vediamo come ha offeso cioè, leggermente stavo... il pubblico. Matheus per Feller, Feller, rigore! Ha avuto un attimo di esitazione Codesalle, poi ha decretato il calcio di rigore. E anche qui ci sarebbe da discutere. E non ci arriva Goicoechea e Breme sblocca al 40° della ripresa, gol di Breme. Le congratulazioni del Presidente della Repubblica Cossiga. Momenti veramente difficili da digerire. Ed ecco la Coppa del Mondo che Lothar Matthäus alza all'applauso dei suoi compagni e degli 80.000 dell'Olimpico. Io mi permetto di dire che secondo me se l'Italia avesse superato quella semifinale con l'Argentina, con la Germania non ci sarebbe stata partita. Avremmo fatto un 2-0 a casa. È andata così. E comunque è stata una grande carriera. Io vorrei ringraziare il Principe. Grazie a voi. Soprattutto per la simpatia, perché è stato un grande ospite. Non è facile. Grazie, Principe. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Ragazze, accompagniamo grazie il Principe. Grazie a voi. Grazie a voi. Bocca al lupo per tutto, eh. Grazie. Credi. Ciao. Ciao ragazzi. Bello. Vai Peppe, vai! Vabbè!